Va bene. Procediamo alla costituzione delle parti. Imputato libero Romeo Paolo, difeso dagli avvocati Emilio Tommasini e Pasquale Zoccali. Chiedo scusa. Come sono? Rocco, Rocco. Va bene. Riprendiamo l'istruttoria dibattimentale. Vediamo se è presente qualche test. Chiamo Zamponi. Buonasera. Si accomodi. All'obbligo di dire la verità, si alzi, legga la formula di rito. Lo leggo? Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Va bene, si accomodi, si sieda, declini le generalità. Nome, cognome, luogo e data di nascita. Allora, Roberto Zamboni, nato al Cairo, Egitto, 17 marzo 1930. Va bene, rispondo adesso alle domande che le verranno poste al pubblico ministero. Senta, qual è la tua professione? Sono medico e pubblicista. Da quanti anni è medico? Medico dal 1954. Di cosa si occupava in particolare? Come? Di che cosa si occupava? Sono un medico pediatra e poi ho una rivista di pediatria dove scrivo naturalmente articoli scientifici. Dove esercita? A Roma. Da quanti anni? Ma diciamo, finito il servizio militare dal 58. Lei è sempre stato a Roma residente? Sono stato dal 58 sempre a Roma. Dove abita? Dunque, in questo momento o precedentemente? Cioè, adesso abito in via della Marrana di Santa Fresca 100. Da quanti anni? Lì da 8 anni. Prima? A via Tolmino 12. Senta, lei conosce tale Giacomo Lauro? Sì. Quando l'ha conosciuto? Nel 78, penso. In che occasione l'ha conosciuto? L'ho conosciuto perché mi è stato presentato da un collaboratore di mio padre che era ospitato in un appartamento di mio padre in quanto aveva dovuto lasciare la casa perché aveva litigato con la moglie, insomma, in poche parole. Chi era questo collaboratore di suo padre? Antonino Sacca. E lei lo conosceva bene questo Antonino Sacca? Beh, a un certo momento, logicamente, stando lì l'ho conosciuto bene, poi siccome io sono venuto qui in Calabria perché andavo a Messina da una cartomante. Lei conosce la professione del Sacca, Antonino? E sapevo che era un dipendente del Ministero della Difesa. Come mai le venne presentato un Antonino Sacca? Per quale motivo? L'ho già detto, praticamente era un collaboratore di mio padre che aveva... Praticamente mio padre lo ospitò nell'appartamento sotto dove abitavamo noi e io l'ho conosciuto, insomma. Poi siamo diventati... abbiamo avuto una certa amicizia, logicamente. Insomma. Ma a me risultava che il Sacca fosse un impiegato del Ministero della Difesa. Senta, in che occasione il Saccale presentò Lauro? Adesso sono passati qualche anno, mi pare che io andai giù a trovarlo nell'appartamento di sotto e c'era questo Lauro, però
precisamente non lo posso dire, insomma, con precisione non ricordo. Vado, lo conobbi nell'appartamento sottostante. Nell'appartamento del Sacca. Come? Nell'appartamento del Sacca. Dove mio padre ospitava Sacca. È in condizione di ricordare con maggiore precisione il periodo? Mi pare la fine del 78, o perché oltretutto io dopo ebbi un incidente piuttosto grave con la macchina nel novembre del 78, quindi... Senta, che rapporti c'erano tra il Lauro e Sacca, se gli risulta ovviamente? Mi sembrava rapporti di amicizia, insomma, adesso che altro tipo di rapporto non lo so dire, insomma. Tanto più che ignoravo... Io l'ho conosciuto lì, insomma, erano intimi, si davano del tuo. Adesso che tipo di rapporto? Senta, ebbe modo di rivederlo altre volte il Lauro? Salvo che a Roma non mi ricordo di averlo. Oltre a quell'episodio? Ah beh, certo, frequentava ogni tanto, andava a trovare il Sacca, logicamente, sì. Ma soltanto a casa del Sacca lo ha visto? Forse l'ho visto anche fuori, non lo so, adesso no, ma sempre a Roma. Ma vi siete dati un appuntamento, vi siete incontrati per caso? No, veramente adesso non ricordo, però ho l'impressione di non averlo visto, salvo quelle volte che lui si vedeva, o una volta che incontrava il Sacca, adesso non ricordo con precisione. Senta, le risulta che il Lauro all'epoca degli incontri avuti con lei era latitante? No, se l'avessi saputo non l'avrei frequentato. In ogni modo, lui girava tranquillamente, quindi... Senta, lei ha un parente che è stato ambasciatore in Germania? Un lontano parente. Come si chiama questa? Mi pare Carlo, ma era molto molto alla lontana, quello che era quella questione degli ebrei, ma molto lontano. Era ambasciatore? Sì, era. È ancora oggi? Adesso l'ho perso di vista perché mio padre è morto, erano rapporti più che altro che aveva con mio padre. Lei non ha mai parlato di questo... ambasciatore con il Lauro o con il Sacca? Assolutamente. Non ha mai fatto riferimento a questo? No, no. Solamente io, forse, siccome dicevano che mio padre era un diplomatico, può darsi che praticamente il coso pensava che fosse mio padre ambasciatore. Siccome mio padre è stato giornalista all'estero. Non ho capito l'ultima cosa che ha detto. Siccome? Probabilmente, siccome qualcuno pensava che mio padre fosse un diplomatico, può darsi che sia uscita questa cosa, ma non da parte mia, certamente. Ma qual era la professione di suo padre? Mio padre è stato giornalista all'estero, è stato giornalista, oltre avvocato, era stato giornalista fino alla morte, insomma. Ed è stato in Germania? È stato in Germania prigioniero della Gestapo, sì. E anche a Regina Coeli, prigioniero della Gestapo. Senta, le risulta se il Sacca fosse mai qualificato come generale? Con me no, perché mi avrebbe fatto ridere, scusi. Il direttore del museo di artiglieria? Quello sì. Le risulta? Il museo dell'artiglieria sì, diceva che lui era un dirigente, adesso direttore non lo so se fosse direttore o meno. So che lavorava lì, adesso io non mi sono mai... Si presentava come direttore del Museo dell'Artiglieria di Gerusalemme? Con me, no. Con me diceva che era un dirigente lì, ma adesso direttore non mi pare che abbia mai detto, insomma. E come mai lei, sentito il 13 ottobre 94, ha riferito al dottore Magri cosa diresse? Mi scusi, non ho capito. Cioè lei ha detto, non mi risulta che Sacca, almeno in mia presenza, di qualificarsi come generale, e questo ha detto che non si... Sì. O direttore del museo di artiglieria... Ma dirigente un conto e direttore un altro, mi scusi. Ah, ho capito. Io l'ho detto, un dirigente. Dirigente cioè... sì, direttore no. A me parlava di dirigente, adesso poi se poi in giro dicesse che era direttore o generale, questo non mi risulta. Senta, presso la sua abitazione, o presso l'abitazione di suo padre, insomma, sì, l'abitazione che lei frequentava,
Erano affissi dei quadri dell'autore Luca Giordano? Sì. Quanti? Saranno stati due o tre, perché una parte ce l'aveva sua, una parte ce l'ho ancora, sono quadri di famiglia, insomma. Senta, lei ha posseduto mai cavalli? Oh. Cavalli. Ha mai avuto cavalli? Sì. Un allevamento di cavalli? Sì. E dove? A Roma. A Roma? E a Bologna. E a Bologna. Un grande allevamento, un grosso allevamento? No, un piccolo allevamentino con qualche trottatore. E quando, cioè da quanto tempo lei aveva questo allevamento? Cioè quando ha avuto la disponibilità di questo allevamento? L'ha acquistato, l'ha rilevato da qualcuno? No, era una cosa che era di mio padre, insomma. Ho questo praticamente dal 64, insomma. Senta, lei a Reggio Calabria è mai venuto? Sì. In quegli anni 80? No, negli anni 80 no, penso di essere venuto l'ultima volta nel 79, forse una visita... Vendi col sacco A perché non stavo bene e veni a Reggio Calabria. Non stava bene? No, come vi ho detto, ho avuto un incidente di macchina nella fine del 78, quindi tutto il 79 non potevo guidare, non guidavo, quindi... E perché venni a Reggio Calabria? Mi invitò il sacco A per fare una passeggiata, non vedo perché. E se lei non stava bene, spostava per centinaia di chilometri? No, non guidavo io la macchina. Ma c'è un motivo specifico per cui lei andò in Calabria? No, assolutamente. Una passeggiata? Una passeggiata, ma come l'ho fatta oggi del resto, avvocato? No, vabbè, oggi è stato... Sì, vabbè. Senta, ma... Quindi i rapporti tra lei e Sacca si intensificarono? No, c'è un rapporto di amicizia, non vedo che cosa ci fosse di... era una persona, era piacevole, insomma... Senta, le risulta se Zacca ha figli? Sì. Quanti figli ha? C'ha un maschio e una femmina che mi risulti a me. Lei li conosce? Certo. Li ha visti? Sì. A Roma li ho visti... Anzi, mi portava suo figlio per avere un aiuto, avere un impiego. Il figlio mi pare che studi ingegneria. Quanti figli ha detto che aveva Sacca? Scusa. A me risultano due, poi. Due maschi? No, un maschio e una femmina. Ma lei ha dichiarato due maschi di cui... No, due figli, ho detto. Di un maschio e una femmina, insomma. Comunque, lei dove venne ospitato? A Reggio Calabria, dove alloggiò? Alloggiò a casa del Sacca, cioè a casa di un parente del Sacca. Chi era la sorella. Quindi c'era una certa familiarità con la famiglia Sacca? No, sì, certo. Piano piano non mi risulta che il Sacca fosse allora pregiudicato o ricercato. Senta, lei è sposato? Sì. Con chi è sposato? Con... sono vedovo della prima moglie. Chi era la prima moglie? Si chiamava Brigitte Schäfer. La nazionalità di questa donna? Tedesca. Era più giovane di lei? Sì. Di quanti anni? 20 anni. Si è separato da questa donna? È morta, sì, ho avuto il divorzio. Prima della morte? Prima della morte. Sì, mi sono divorziato. Come mai? Praticamente, evidentemente c'erano dei motivi non di discrezio. Senta, lei ha mai sospettato se sua moglie avesse una relazione con un'altra persona? Sì, ce l'aveva. E con chi? Adesso mi pare che un certo Coppola. Coppola. In che anni? Probabilmente nel 78. Senta, sua moglie aveva una zia? Sì. A Roma? Sì, c'aveva la pensione a Roma. Che pensione aveva? Santa Elisabetta, mi pare. Senta, il Lauro ha dichiarato che gli aveva ricevuto da lei l'incarico di gambizzare questa persona. Questo non risponde a verità, come ho già risposto all'interrogatorio che mi è stato fatto a Roma. Però è vero che lei si sta
separato da questa donna per sospettare di una relazione. È vero che questa donna aveva una zia titolare di una pensione in via Veneto? Sì, questo è vero. Con questo però questo non implica che io volessi fare gambizzare nessuno. Oltretutto sarebbe stato anche stupido dato i rapporti che c'erano. Vabbè, evidentemente, logicamente, io faccio gambizzare una persona, il primo a essere cercato sarei stato io, no? Senta, ma come faceva Laura a sapere tutti questi particolari? Probabilmente li sapeva dal sacchiacco, li sapeva benissimo. Senta, lei ha parlato di un incidente. Quell'incidente, sì. Con che autovettura lo ha subito? Come? Lei ha avuto un incidente. Sì, ho avuto un incidente a novembre del 78. Era a bordo di un'autovettura, sì? Sì. Che autovettura? Una Mercedes. Che tipo di Mercedes? Mi pare una 200D. Senta, il Lauro ha anche dichiarato di aver ricevuto da lei un Mitra con 5 caricatori. Mitra nuovo di zecca. Una? Un Mitra nuovo. Non risulta, non mi risulta, non è la verità. Io non ho mai posseduto un Mitra nuovo, eccetera. Senta, lei a Lauro lo vide soltanto a Roma, a casa del Sacca, o anche in altre occasioni successivamente? No, l'ho visto solamente a Roma. Soltanto a Roma? A Reggio Calabria non lo vide? So che era, mi dissero che era, diciamo, al carcere di Reggio Calabria, ma io non ho visto questo. Ci andò al carcere? Eh? Ci andò al carcere? Sì, ma non per andare con il Sacca che andò a trovare il nipote. E lo vide a Laura? No, non mi risulta, non mi ricordo. Non le risulta o non lo ricorda? Non lo ricordo, quindi non mi risulta. Insomma, se l'avessi visto me lo ricorderei, insomma, penso. Che lei ha detto non ricordo se nell'occasione vidi Laura, non ha detto non mi risulta. Come? Lei ha dichiarato che non si ricorda se lo vide. Io lo escluderei quasi al 100%, sono passati 20 anni anche. E lei che ci andava a fare al carcere di Reggio Calabria? Io non ci sono andato in quanto il Saccane disse vieni con me, che c'è mio nipote, che lo devo andare a trovare, tutto lì. Mio nipote chi? Eh? Mio nipote chi? Un certo Vernaci, il nipote, il figlio della sorella. Il figlio della sorella. E lei come ha fatto ad entrare in questo carcere? Entrare al carcere sembrava di andare all'albergo, lei forse è così giovane che non se lo può ricordare, ma lì bastava. No, non mi risulta che siano gli alberghi. Non mi risulta, ma insomma entrare. Ma io presentai un documento e entrai. Insomma. Che documento presentò? Il mio documento personale, la mia carta d'identità. Ma si qualificò come parente del detenuto? Si è qualificato come parente del detenuto? Io non mi sono qualificato niente, fece tutto il Saccani. Ma come mai sentì il bisogno di farlo entrare addirittura all'interno del carcere? Ma mi disse andiamo a trovare mio padre, cioè dai, non per secondo di altri motivi. Ricorda in che periodo fece questo colloquio? Io non colloquai con nessuno, parlarono tra di loro. Ma in che periodo, in che mese? Deve essere, penso che sia stato nel 79, penso, però non... 78? Non, eh? Mi pare che sia stato il 79, però non. 79 o 78, adesso non ricordo, dico la verità. Non se lo ricordo. Sono passati tanti tempi, almeno 20 anni. Questo nipote del Saccale risulta se avesse rapporti con ambienti criminali della città di Reggio Calabria? A me personalmente non risulta, ma se stava in là probabilmente qualche problema ce l'aveva. Lei ha dichiarato, sapevo all'epoca che il nipote di Sacca di nome Pippo frequentava ambienti della criminalità organizzata a Reggio, in particolare di Stefano. Lo ha dichiarato il 13/10/94. Probabilmente era stato così. Le risultano rapporti tra Sacca e di Stefano? Di Stefano no. Il nipote invece sì. Il nipote sì, è il suo nipote. Senta, lei ha mai conosciuto Franco Freda? Chi? Freda, il noto eversivo di destra. Il? Il noto eversivo di estrema destra, non lo ha conosciuto mai. No,
mai visto. Non lo conosce? Non lo conosco. Lei è mai stato a Catanzaro? No. Mai? Tu lo ricordi, no. Quante volte è sceso in Calabria insieme ad Antonino Sacca? Come? Quante volte è sceso in Calabria insieme a Sacca? Mi pare un paio di volte. Solo a Reggio è andato? No, da Reggio sono andato a Messina perché io venivo a Reggio per andare a Messina da una cartomante, adesso ti dico la verità, il nome non me lo ricordo. Sì, ma altre città della Calabria in quel periodo con il Sacca, lei ne ha visitate? No. Lei invece ha dichiarato cose diverse. Ricordo che una volta insieme a Sacca mi recai in una città della Calabria della quale non ricordo il nome. Ove Sacca andò a trovare un suo nipote. Ah, sì, sì, c'era un parente, sì. Ma adesso non mi ricordo che città, sì, ha ragione. Catanzaro, Cosenza, non lo so, non mi ricordo. Lei il Romeo Paolo, di un imputato, lo conosce? No. Lei sa che quando il Freda venne arrestato aveva il passaporto, aveva un passaporto intestato al nipote del Sacca? Sì. Come l'ho saputo? Sui giornali. Che era quella stessa persona che avete visto al carcere? So che era Mario Vernacci, ma adesso... Che è la persona che avete visto al carcere, no? Penso che sia stato lui, sì. Come? Mi toglie la parola al deputato. Assolutamente. No, oh, era senza segno pubblico ministero. Comunque, da qui a togliere la parola. La verità, parlavo col mio legale. Sì, per l'amore di Dio. Senza disturbare. Non è mia intenzione disturbare il pubblico ministero. Signor Presidente, ma da qui a considerare che l'imputato si può permettere il lusso davanti alla maestà della Corte a togliere la parola al pubblico ministero. Mamma mia. Va bene, basta. Però, ecco, mi raccomando, piano piano si deve conferire con il difensore. Prego. Dico, questo Sacca, questo Vernacci, chiedo scusa, è la stessa persona che lei ha visto al carcere per giocare? No, io so che questo Vernacci era dato questo passaporto perché c'era scritto su tutti i giornali, ma che sia stata la stessa persona non lo so, che ho visto al carcere. Perché poi praticamente non era la stessa persona, perché al carcere ho visto un altro Sacca, Vernacci, era Pippo Vernacci, non era... Quindi, no. Senta, mi dica una cosa, quando lei fece il colloquio al carcere con questo Vernacci? No, io non colloquiai con nessuno, ci parlavo con lo zio. Andò al carcere? Sì. Ecco, ricorda se Freda era già fuggito oppure no. Ancora no? Anche perché la cosa non è che mi interessasse molto di Freda. Praticamente l'ho saputo quando mi hanno interrogato sta questione che... Ho capito, siccome fu un fatto eclatante, lei cronologicamente non riesce a collegare questo incontro a... No, assolutamente no. Con la fuga e il successivo arresto di Freda? Adesso non mi ricordo nemmeno quando fu arrestato Freda. Anzi, se me lo dice mi fa una cortesia, quando fu arrestato Freda? Freda? Mi sembra che 79. No, perché potrei dimostrare dove stavo forse quel giorno quando se andò, scappò Freda, non so, o arrestato, che non so. Fu arrestato all'estero? Sì, fu arrestato all'estero, ma quando era scappato, non lo so. Va bene, Presidente, io non ho altre domande. Va bene. La posso, signor Presidente? Prego. Avvocato Rocco Zoccali del Collegio di Difesa dell'Avvocato Romeo. Senta, dottor Zamboni, lei è massone? No, se dovessi vedere andrei nell'Opus Dei, che è una cosa più seria, non nella massoneria. Sì. Lei ha mai, dottor Zamboni, mentendo, detto a Lauro di essere massone? No. Suo padre era massone? Assolutamente no. Lei ha mai, mentendo, riferito a Lauro che suo padre fosse massone? No. Lei negli anni 78-79 ha avuto contatti con i servizi segreti ed in particolare con alti funzionari della Guardia di Finanza? No, nel 78-79 no. Tutti sanno che ho fatto servizio al SIFAR come ufficiale medico. Dopo può darsi che abbia incontrato qualche collega, ma non nel 78.
Sì. Lei naturalmente si riferisce al servizio militare. Sì. Bene. Quindi lei stava facendo il servizio militare di leva, sì, ed era stato destinato a Forte Braschi. Benissimo. Era ufficiale medico? Sì, signore. Bene. Lei, poc'anzi, rispondendo alla domanda del signor pubblico ministero, ha escluso che suo padre sia stato ambasciatore italiano in Germania. No, mio padre è stato prigioniero in Germania, sì, della Gestapo, ed è stato prigioniero, prima arrestato a Regina Coeli e poi dai tedeschi, quindi... Lei, se non ricordo male, ha detto che suo padre non era una feluca, quindi un ambasciatore, che era un giornalista, sì, e che in ragione della sua professione si era più volte portato all'estero. Sì. Questo lei ha dichiarato. Sì. Ora io le dico, lei, dottor Zamboni, ha mai detto o fatto credere a Lauro di essere figlio dell'ambasciatore Zamboni, feluca in Germania, da parte della Repubblica dello Stato fascista italiano? No. Bene. Lei poc'anzi ha ricordato una pagina triste della sua vita, un incidente stradale di particolare gravità. Sì. A bordo di una Mercedes di sua proprietà, lei ebbe uno scontro frontale. Io, dottor Zamboni, sono un patito di automobili. Una volta, quando non c'era la crisi economica, pensavo di acquistarmela. Ora le guardo su quattro ruote. La Mercedes era tipo 200 o tipo 250? 200. 200. Perché lei in una certa dichiarazione ha parlato di aver avuto l'incidente stradale a bordo di una Mercedes 250. Adesso non mi ricordo, adesso mi mette un po' in difficoltà. Era una diesel, adesso poi se era, sì, una 250, benissimo, penso che fosse una 200. Sì. Una 200, no? Sì. Una, mi sarò sbagliato di 50, perché ultimamente, sì, c'avevo una 250, adesso non... È consentito dire che questo incidente lei l'ha avuto l'11 novembre del 1978? Certo, ho tutti i documenti, anche referti medici. Può riferirci le lesioni riportate? Quanto è stato il periodo di guarigione? Io ho avuto un trauma cranico, una frattura alle costole e praticamente anche a varie escoriazioni varie. Ho capito. Praticamente la cosa è durata più di un anno come, diciamo, come postumi. Poi dopo ho avuto anche per un po', infatti fui visitato dal professor Lucaresi, cattedratico della Neuro di Bologna, perché, sì, l'incidente è avvenuto a Castel San Pietro Terme di Bologna. È stato ricoverato? Sono stato ricoverato all'ospedale di Castel San Pietro e poi nell'80 sono stato ricoverato un'altra volta, sempre per queste, perché ho avuto una forte crisi nervosa, sempre in relazione a questo incidente. In che periodo? La seconda volta verso la metà dell'80, insomma. Questo non ricordo con precisione. E la prima volta ricorda quanto di seguito è stato ricoverato? Riesce a fare mente locale? A Castel San Pietro sono stato ricoverato fino... Guardi, c'ho un certificato medico, glielo posso dire. Controlli. Che cosa ho portato, appunto... Ecco, fino al 20 di dicembre del 78. Fino al 20 dicembre è stato ricoverato, sì, all'ospedale di Castel San Pietro. Diciamo il 18, perché il 20 era a Roma, il certificato. Sì. Lei ricorda, dottor Zamboni, se nei mesi successivi a quel suo incidente ha incontrato Lauro Giacomo a Roma? No, assolutamente no. No. Penso che da dopo l'incidente non ho più incontrato. Non ha più incontrato Lauro, quindi dall'11 novembre 1978. Sì. Bene.
Lei ha ricordato poc'anzi, rispondendo alle domande del signor pubblico ministero, di aver conosciuto Sacca Antonino. Sì. Sono andato anche al suo funerale, che è avvenuto due o tre anni fa. Non vedo che cosa ci sia. Sì, no, assolutamente, per l'amore. Lei ha ricordato anche come ebbe modo di incontrare Sacca Antonino. Sì. Se non ricorda male questa difesa, lei ebbe a dire che lo conobbe in un appartamento di proprietà di suo padre, che era stato dato, diciamo, in locazione al Sacca. Non era stato dato, praticamente il Sacca era andato via da casa, e siccome era stato un collaboratore del mio padre sì. Aveva un'agenzia di stampa, e praticamente gli chiese se c'aveva mio padre aveva questo appartamento libero sotto la casa dove abitavamo, e glielo diede per fargli un piacere, non avrò le locazioni. Bene. Infatti io ci potevo girare come mi pareva, sì. Insomma. Senta, poc'anzi lei, rispondendo al signor pubblico ministero, ha detto di quadri di Luca, sì. Giordano. Sì. A me interessa sapere in modo preciso, questi quadri di Luca Giordano erano nell'abitazione di pertinenza di suo padre? Praticamente sia sopra e sotto era di pertinenza di mio padre. Cosa intende dire sopra e sotto? Due appartamenti distinti, diciamo, uno abitato da suo padre e uno abitato dal signor Sacca. No, uno era praticamente era abitato da mio padre e da me, e sì. Sotto c'eravamo un altro appartamento che, siccome i quadri erano molti, erano stati messi anche là. Adesso quindi, li ho portati nella mia nuova abitazione. No, risponda seccamente alle domande che io le pongo. Quindi anche nell'appartamento abitato dal signor Sacca, sì. Vi erano dei quadri di Luca Giordano. Certo. E lei mi riconferma di aver conosciuto Lauro Giacomo nell'appartamento abitato da sì. dal Sacca. Andai giù e c'era questo Lauro che parlava col Sacca. Va bene, va bene. Lei sa se Tonino Sacca fosse massone? Ma dire la verità non glielo posso rispondere a questa domanda, perché non lo so, insomma. Dica non lo so. Stante i vostri rapporti, diciamo, che erano divenuti amicali, sì, certo. A seguito della vicinanza, lei ritiene che ove il Sacca Antonino fosse massone glielo avrebbe detto? Avvocato, non è ammissibile. Lei ritiene, sono valutazioni. Faccio la domanda. E allora io faccio un'altra domanda. Sacca le ha mai detto di essere massone? No. Anche perché gli avrei riso in faccia. Le avrebbe riso in faccia? Sì. E come mai? Perché avrebbe riso in faccia? Perché la massoneria mi sembra tutta la buffonata. Vabbè, l'ho queste detto. Sono considerazioni che non interessano la costa. L'Opus Dei, sì, come gli ho detto prima. Ma. Senta, dottor Zamboni, conosceva le abituali frequentazioni del signor Sacca? Boh. Le abituali valutazioni, cosa intende per abituali valutazioni? Dico, lei ha avuto modo di conoscere persone amiche del Sacca? Sì, altre persone amiche che lui conosceva a Roma le ho conosciute, adesso non me le ricordo, perché insomma purtroppo ho avuto la sfortuna di conoscere questo Lauro, perché se no. Vabbè. Lei sa se tra le persone frequentate dal Sacca che lei ha avuto occasione di conoscere vi fossero massoni? No. Lei sa se tra le persone che frequentavano Sacca vi fossero soggetti vicini ai servizi segreti? Anche questo no. Bene. Uno che sta ai servizi segreti non lo viene certo a dire a me. Sì, appunto.
Dottor Zamboni, senta, lei è stato mai iscritto a partiti politici o ad organizzazioni politiche? Sì, sono stato anche candidato del Partito Liberale. Sì. Quindi ha partecipato a manifestazioni politiche? Beh, nell'ambito del Partito Liberale, chiaramente. Sì, vabbè, roba molto limitata, insomma. Molto limitata. Lei ha mai avuto, in ragione di questa sua militanza politica, rapporti amicali con attivisti di schieramenti politici? Con attivisti, no. No. Senta, dottor Zamboni, ha mai conosciuto Massimiliano Facchini e Roberto Rao? Roberto? Roberto Rao e Massimiliano Facchini. No. Ha mai conosciuto Benito Allatta, no. Ulderico Sica e Pancrazio Scorza? No, Sica non era... No, Sica c'era un prefetto, mi pare. Sì, non è l'eccellenza Sica a cui io mi riferivo, dottor Zamboni. No, allora no. Lei ha, rispondendo a domanda del signor Pubblico Ministero, ha detto che non ha mai conosciuto Franco Freda. No. Ha altresì escluso di essere mai stato nella città di Catanzaro. Avvocato, ma già l'ha detto al Pubblico Ministero tutto questo. Poniamo domande nuove. No. E allora, lei ricorda se si è mai portato in compagnia del signor Antonino Sacca in Catanzaro? E se poi da Catanzaro è ritornata a Reggio in compagnia di qualche amico di Antonino Sacca? No, ha già risposto. No, su questo no. Se era andata a Catanzaro, come no? No, io sto facendo un altro tipo di domanda. Io sto chiedendo al teste, illustrissimo signor Presidente, se ricorda di essere stato a Catanzaro. Ha detto Catanzaro di non essere mai stato. No, è l'inizio della domanda. Sì. In compagnia di Sacca. E poi da Catanzaro essere rientrato a Reggio in compagnia del Sacca e di un altro soggetto. Non è stato a Catanzaro, ho detto. Sì, e ha risposto che no, mi pare. No. E allora? Bene. Lei ha mai conosciuto tale Ruga Cosimo, Ruga Andrea, Galletta Andrea, Musitano Francesco, Grillo Michele? Assolutamente no. Ha mai sentito questi nomi? No. Nel 1978-79 è stato a Falasche, vicino Anzio, con Tonino Sacca e Giacomo Lauro a cena presso la famiglia Ruga? No. No. Conobbe persone a nome Galletta o Musitano? È già risposto. Conosco un Galletta, è il cognome Galletta. Sì. Conosco un medico che si chiama Galletta, ma è di Catania. Non... Va bene. Lei ha mai conosciuto, dottor Zamboni, il giornalista della RAI Giuseppe Gio Marrazzo? Sì, l'ho visto una volta, cioè lo conoscevo a Roma, perché lui stava a Roma, l'ho conosciuto, sì, ma l'ho visto una volta. Insomma. Sì, lei ebbe modo di presentare a Roma il giornalista Gio Marrazzo a Giacomo Lauro? No. Lei è stato amico nel 78-79 del commercialista Anzaldi? Come? Lei è stato amico nel 78-79 del commercialista Anzaldi, massone ed amico di Licio Gelli? No. Lei, dottor Zamboni, ricorda se una sera del mese di febbraio o di marzo del 79 si è incontrato al bar Donei in via Veneto verso le ore 22 con Tonino Sacca e Giacomo Lauro?
No, con Giacomo Lauro lo escludo, con Tonino Sacca può darsi. Giacomo Lauro non l'ho più visto dal novembre del 78, prima del mio incidente. Quindi... Va bene. Lei, dottor Zamboni, ha mai saputo che Sacca Tonino era interessato a presentare Lauro ad un alto funzionario della Guardia di Finanza perché doveva commissionare a Lauro la uccisione del giornalista Pecorelli? No, assolutamente. Se lei avesse conosciuto Sacca, non avrebbe fatto questa domanda. Che tipo era Sacca? Beh, era un po' così, era... Era uno che chiacchierava un po', ma in modo non era che fosse... Era un uomo pacifico. Un uomo pacifico? Sì. Dottor Zamboni, lei, poc'anzi interrogato dal signor pubblico ministero, ha detto di essere stato a Reggio di Calabria nel 79... ospite della di una parente della sorella, sorella di ecco, volevo dire, in quell'occasione lei nell'estate del 79 si è recato in compagnia di Antonino Sacca alla casa circondariale di Reggio Calabria. La data non la ricordo perfettamente, ma una volta ci sono andato, adesso... Cerchiamo di fare mente locale. Questa sua andata alla casa circondariale di Reggio Calabria avvenne dopo il suo incidente del novembre dopo, del 78? Dopo. Quindi se avvenne dopo il suo incidente del novembre 78... Noi abbiamo saputo da lei che è stato ricoverato fino a tutto il 18 dicembre all'ospedale in Emilia, poi ha fatto la convalescenza e poi, rispondendo alle domande del signor pubblico ministero, ha affermato di essere venuto dopo l'incidente, così diciamo, in vacanza, ospite del Sacca. Quindi è venuto in estate ospite del Sacca. Come ho detto già al pubblico ministero, non ricordo perfettamente. Però lei... Però penso che fosse d'estate, penso, però non pensa ricordo. Che fosse d'estate. Lei è preciso però nel ricordare che l'andata alla casa circondariale di Reggio Calabria avvenne dopo del suo incidente. Certo, questo sicuro. Va bene. Sulla circostanza che non ha incontrato il Lauro non le pongo alcuna domanda perché è stato molto categorico nell'escluderlo. Va bene. Non abbiamo altre domande, signor Presidente. Pubblico Ministero. Solo una precisazione. Senta, quindi lei ha avuto questo incidente stradale nel 78, nel novembre 78. Sì. E ha detto di essere stato ricoverato fino al 18 dicembre 78. Circa il 18 dicembre, sì. Quale fu la prognosi? Cosa le diagnosticarono? Beh, praticamente la prognosi fu trauma cranico, frattura delle costole, diciamo contusioni varie. Quindi lei il 18 dicembre 78 fu dimesso? Sì, e venne a Roma, sì. Senza alcuna conseguenza? No, con le conseguenze che ho avuto, infatti, come dico, io ho un certificato medico rilasciato dal professor Lucaresi, diciamo, direttore della cattedra neurologica di Bologna, dove si parla di tutti gli esiti che ho avuto. Comunque poteva fin da allora tranquillamente spostarsi, muoversi? No, sono stato a casa convalescenze per almeno due mesi, oltretutto avevo ogni tanto delle ricadute con febbre alta, cioè ipertermia, e poi avevo giramenti di testa, svenimenti, uno stato... Dopo 2-3 mesi uscì tranquillamente. Com'è? Dopo 2-3 mesi riprese la sua vita normale. No, non ho ripreso, infatti non guidavo più la macchina, quindi per un anno non ho guidato la macchina. Ma poi ho avuto una crisi, poi nell'80 sono stato ricoverato anche nell'80. Ha detto per altri motivi? No, sempre per questo motivo qua, cioè sempre per un esito di questa cosa. Vabbè.
Va bene, può andare. Grazie. Facciamo entrare qualche altro test. Signor Presidente, i testi sono finiti per oggi. Non abbiamo... Doveva venire, ma l'ha detto la volta scorsa. Sì, però c'è un problema, che oggi è il 19 di dicembre e quindi c'è stata anche difficoltà da parte nostra a poter avere qualche testa. Ecco perché non avevamo informato come da accordo il signor Pubblico Ministero, altrimenti avremmo reso edotto il Pubblico Ministero dei testi che avremmo portato. Va bene. Ora non lo so, signor Presidente, se lei ritiene di poter fare un programma alla riapertura delle attività dopo la naturale pausa natalizia. La difesa ritiene che ciò sia opportuno. Se mi consente brevemente, volevo fare alcune precisazioni. Questa di oggi del processo, come lei certamente sa, all'avvocato Romeo e la 21ª udienza. Fino ad oggi sono stati escussi 4 collaboratori, 6 testimoni indicati dall'accusa e 7 testimoni indicati dalla difesa. Il processo è iniziato il 4 dicembre del 1985. 95, chiedo scusa. Ora, qual è il problema? Il problema è che nonostante la sua nota laboriosità e diligenza nell'esercizio della sua attività professionale, lei si scontra con una realtà. Qual è questa realtà? La postazione dei collaboratori di giustizia. Questa postazione dei collaboratori di giustizia, unica sul territorio nazionale, ci porta in maniera, oserei dire, drammatica per un cittadino in attesa di giudizio, a delle lungaggini che diventano insopportabili. Ho poc'anzi accennato che è trascorso più di un anno di inizio del processo dell'avvocato Romeo e certamente in quest'anno la Corte non ha scherzato, né il Collegio di Difesa né il rappresentante della pubblica accusa. E allora ora sorge un problema. Se andiamo con questi ritmi, se siamo vincolati alla postazione, il processo andrà per le lunghe. Intendendo per le lunghe, signor Presidente, perché il calendario è quello che è, la lista del signor Pubblico Ministero lei la conosce, conosce anche la lista dei difensori, ci sarà da ultimare l'interrogatorio da parte del PM dei collaboratori citati, sia ai sensi di lista, sia quelli che sono venuti in seguito e che hanno portato il Pubblico Ministero ad allargare, diciamo, le richieste di audizione. Poi ci sarà l'esame da parte del Collegio di Difesa e quindi con una sola postazione ora, siccome si è verificato questo, chiedo scusa signor Presidente, si è verificato questo. Come a conoscenza del carissimo dottore Verzer, per un collaboratore di giustizia, Lauro Giacomo Ubaldo, 2 corti di assise, di Locri e di Reggio di Calabria, hanno stabilito, con il consenso anche del collaboratore di giustizia, con il consenso dell'ufficio di procura, di sentirlo personalmente nell'aula. Ora voglio dire che se si riuscisse ad ottenere quello che si è ottenuto per Lauro, di sentirlo, perché Lauro dovrà venire presso l'aula bunker di Pentimele per essere sentito davanti a quella corte d'assise del processo Olimpia. Il 23 gennaio è calendarizzato davanti alla corte d'assise di Locri e davanti all'illustre rappresentante della pubblica accusa. Va bene, avvocato. Se noi riuscissimo, comunque noi abbiamo già la possibilità come postazione, sì, il 16, il 22, il 23 gennaio disponibili per noi. Sì, abbiamo la possibilità, almeno fino al... il signor Idone parlava circa 5-6 giorni fa, insomma, aveva telefonato e non ha dato. Poi per febbraio ci sarebbero altre 4 possibilità, eccetera, quindi per i collaboratori c'è spazio.
Se lei mi conferma che il 16, 22 e 23 gennaio sono udienze utili padre, per noi, giovedì, per la videoconferenza, giovedì, ci possiamo mettere, possiamo di stabilire... Pomeriggio però sempre, di pomeriggio, perché la mattina dobbiamo di pomeriggio, fare... Io so le esigenze di questo collegio. Noi ci possiamo mettere d'accordo col signor pubblico ministero. Che vuole parlare, vuole no, io dire. Ho solo da articolare una brevissima richiesta all'esito della deposizione del dottore Zambon. Richiesta di confronto con il collaboratore di giustizia Giacomo Ubaldo Lauro. Peraltro il confronto è stato già fatto nel corso delle indagini preliminari in data 13 ottobre 1994. Benissimo. Ritengo che il confronto sia necessario perché sussiste contrasto in ordine ad alcune circostanze importanti che ad avviso del pubblico ministero vanno ulteriormente verificate nella dialettica di un confronto tra i soggetti interessati. Ed in particolare la cessione di un mitra sono le stesse circostanze che hanno costituito oggetto del vecchio confronto da Zamboni a Lauro in Roma. L'incarico conferito da Zamboni a Lauro di gambizzare l'amante della moglie e la conoscenza di Freda, ovviamente, e quindi l'accompagnamento dello stesso Freda da Catanzaro a Reggio Calabria. Va benissimo. E su quanto altro poi posso emergerà ai fini del confronto stesso. Perfetto. Per quanto riguarda la richiesta del difensore di sentire personalmente i collaboratori di giustizia, si è posto un problema nel processo Olimpia, in quanto il Lauro si è rifiutato di rispondere, anche perché è sorta una polemica per via del difensore, del collaboratore che era presente in videoconferenza. Ma al di là di questo, il Lauro nel processo Olimpia è imputato, quindi come tale ha diritto di presenziare alle udienze che si celebrano, e quindi se lui dice che vuole venire in aula, nessuno glielo può imputare. Certo. In quel caso, certo. Il discorso è diverso. E allora, tornando al processo Magri, nel processo Magri è accaduta la stessa cosa. Omicidio Magri si è celebrato nel pomeriggio successivo a quella polemica verificatasi la mattina del processo Olimpio, e anche lì il collaboratore di giustizia Lauro ha detto: io non intendo rispondere per via di una polemica della mattina. A quel punto noi, piuttosto che produrre il verbale, perché non era il caso di farlo vista l'importanza del processo e anche la delicatezza dei temi da affrontare, non abbiamo chiesto l'acquisizione del verbale di dichiarazione diversa delle indagini preliminari, e d'accordo con la difesa abbiamo chiesto di far presenziare personalmente il collaboratore in aula. Ora io penso che il problema riguardi il singolo collaboratore, perché se il collaboratore intende presenziare e allora, non intendendo rispondere alle domande poste in videoconferenza, sull'accordo ritengo che possa anche venire, però se intende avvalersi della procedura prevista dalla legge non credo che si possa fare nulla. Va bene, comunque io chiedo, innanzitutto formulo questa richiesta di confronto, potrebbe essere fatta anche la prossima, ove la porta accogliesse la risposta, anche subito alla prossima udienza, dico. Certo, va bene, la difesa, perché che... per il Lauro la sua presenza in aula la possiamo tranquillamente. E allora, signor Presidente, la difesa ritiene che per quanto riguarda questo confronto, questo si può postergare all'esito dell'ulteriore istruttoria dibattimentale. Anche perché i capitolati del confronto che oggi ha ricordato il signor pubblico ministero sono perfettamente identici al confronto che c'è stato tra il Lauro Giacomo e lo Zamboni Roberto il 13 ottobre del 1994. E questo che significa? Entrambi sono rimasti nelle stesse posizioni. Oggi il pubblico ministero non ci ha portato alcuna novità da confrontare. Ha menzionato quegli stessi quesiti che il 13 ottobre del 94 portarono a quel confronto. Vabbè, comunque. Noi, quindi lei, Lauro ancora deve essere sentito dalla difesa, signor Presidente, quindi forse sarebbe più opportuno che questo confronto Zamboni-Lauro venisse effettuato, ove la Corte ritiene di effettuarla, dopo che il Lauro Giacomo è sentito dalla difesa, perché Lauro Giacomo è anche citato dalla difesa. Solo per precisare come la richiesta di confronto non è una richiesta ex articolo 507, certo, in quanto solo oggi, a seguito dell'esame dello Zamboni, è possibile i contrasti. Sì, perfettamente d'accordo. Sì, signor Presidente, sono perfettamente. Ma non ha portato quesiti nuovi, ha riproposto i quesiti di quel confronto, l'assunto del pubblico ministero. Avrebbe avuto un supporto logico giuridico.
basta. Va bene, e allora la Corte, ritenuto che sono emersi contrasti tra le dichiarazioni del Lauro e dello Zamboni, ammette il chiesto confronto. Per l'espletamento quando del confronto, il 16 va bene, il 16 pomeriggio, gennaio ovviamente ormai. Sì. Appunto. E allora lo facciamo successivamente. Va benissimo, va bene. Questo poi deve essere, accordatevi un pochino. E allora Presidente, facciamo così, il 16 il confronto, il 22 sempre pomeriggio, no? Sì. Barreca e Gerardo Michele. E il 23? Il 22. Sei impegnato. Vabbè. Presidente, chiedo scusa. No, il 23 dice che sono impegnati con un altro processo. La postazione non va sciupata. Chiedo scusa, signor Presidente, siccome riteniamo anche all'esito dell'altro confronto e sui temi prospettati dal signor Pubblico Ministero che il confronto tra Zamboni e Lauro non tedierà molto la Corte. E quindi se facciamo il 16 solo il confronto, in mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, finiamo. E ci resta poi la postazione disponibile. Quindi se possiamo utilizzare la postazione il 16 per sentire Barreca, se ritiene il signor Pubblico Ministero, potremmo economizzare. Perché col confronto solo il giorno 16 in mezz'ora abbiamo finito. E sarà lo stesso questo, di oggi. E questo è anche vero. E allora, lo facciamo il 16 stesso? Barreca e confronto? Se no lo potete fare il 22. No, è il 22. Il 22. Ore 16, ore 16. E il 22 che facciamo, signor Pubblico Ministero? Il 16 facciamo Barreca e il confronto con Lorenzo. E il confronto. Il 22 chi sentiamo come collaboratore? Sempre alle 16? Alle 16. Sempre alle 16. Esatto. Gerardo Michele e Gullaggio. Il 22. Sì. Va bene, il 22. Il 23, mi dicono che c'è un altro processo, la Corte, i giudici popolari sono impegnati. Di mattina. Vabbè, non lo so poi quanto durerà. E lui ha udienza di prevenzione di pomeriggio. Il 22 del il 22. Il 22 poi successivo. Ora noi rinviamo all'udienza del 16 gennaio, ore 16. Quindi se non ricordo male, signor Pubblico Ministero, il 22 avremmo esaurito tutti i collaboratori di sua signoria. Poi ci sono le richieste che potete fare, ripeto. Visto che ci sono queste postazioni disponibili,
Io ho già indicato in precedenti richieste formulate alla Corte la necessità per il pubblico ministero di sentire altri collaboratori di giustizia che nel frattempo hanno reso dichiarazione. Va bene. Quindi io questa richiesta la posso formalizzare anche oggi, non più ex articolo 507, ma come persone che hanno reso dichiarazioni in epoca successiva al deposito delle liste, cosicché se la Corte riterrà di ammettere queste richieste istruttorie, si potrà fare un programma per l'escursione dei collaboratori comprensivo anche di questo. Va bene. Va bene, formuli le richieste. A Vetelli. A persone che hanno reso dichiarazioni in epoca successiva al deposito della lista testimoniale. Benissimo. E che io chiedo, devo sentire ex articolo 493,3 del codice di procedura penale. E sono sempre a Stefano, che ha reso dichiarazioni il 6 luglio 96, depositate eventualmente in segreteria, sui rapporti con Berga Filippo e sulla conoscenza di Franco Freda. Magliari Pietro Alberto, collaboratore di giustizia casalese, che doveva riferire su quanto ha dichiarato ai magistrati della DDA di Reggio Calabria il 13/2/96, con particolare riferimento ai rapporti avuti con Paolo Romeo durante la campagna elettorale del 1992, nonché Vitelli Giuseppe, che è stato sentito da questo pubblico ministero il 31 maggio 1996, dovrà riferire sull'organizzazione presso la sua discoteca di una festa elettorale a favore di Paolo Romeo, di cui se ne è parlato ampiamente in questo processo, di cui ha reso anche dichiarazioni spontanee. Benissimo. Noi non abbiamo problemi. Opposizione alcuna, perché ci interessa la chiarezza, signor Presidente. Se la Corte si determina in merito, se possiamo farle il 22 questi, dato che abbiamo la postazione. E allora, va bene, la Corte ammette l'audizione dei testi indicati dal pubblico ministero, nulla opponendo la difesa. E per, come programma per l'audizione di queste persone, quando facciamo il 22? Io posso già anticipare che il 22 sentiremo agli altri due collaboratori già indicati nella lista, cioè Gerardo Michele e Culla Giovanni, per la verifica di dove sono questi due, perché per il Culla, ma lo devo verificare, ho saputo che dovrebbe essere detenuto all'estero, non ne ho notizia certa. Gerardo è detenuto in Italia, quindi si può tranquillamente portare nel posto della videoconferenza. Per l'altro devo accertare dove sia. E nel caso in cui fosse detenuto all'estero? Possiamo inserire tutte e tre, signor Presidente. Allora facciamo così, il 22 serve Gulla e Gerardo Vitelli. E un altro. E non possiamo portare pure Magliari e Vitelli, perché la posizione che hanno questi sono secche, allora, signor Presidente. Ma lui lo sa. E appunto. La circostanza l'ha indicata, abbiamo la postazione, sfruttiamola, possiamo portare pure Vitelli e Magliari. Sentiamo il pubblico ministero. E d'accordo lei? Io le chiederei il 22 di cominciare non prima delle 16:30, perché devo fare una requisitoria in tribunale, fissata per le 12:30. Siete d'accordo per Vitelli e Magliari? Io non ho problemi. Benissimo, allora Vitelli, Magliari, Serpa. Il Gulla è col punto interrogativo, non verrà perché è detenuto in Portogallo, da notizie giornalistiche. Dobbiamo tenere conto però che cominciamo alle 16:30. Sì, ma magari alle 17, non so se si Signor Presidente, eccellentissimo, per due testi la posizione è secca, voglio dire, non è specifica, è determinata, quindi li liquidiamo subito. Si potrebbe perdere un po' più di tempo per lo Gerardo Michele e per Serpa. Se possiamo provare, se poi ce la facciamo e rinviamo. Esatto. Poi. Benissimo, quindi allora, il programma è questo: tutti i residui collaboratori all'udienza del 22. Sì. Cortesemente non più delle 16:30. Va benissimo. Mentre per il 16 è confermato Barrega Filippo e il confronto Lauro Zamboni. Perfetto. Va bene. Quindi adesso noi rinviamo all'udienza del 16 gennaio 1997, ore 16. Va bene? Con tutti gli avvertimenti ovviamente di rito nei confronti del deputato della difesa.